Ciao a tutti, la macchina che vi voglio presentare oggi ha poco da dire, nel senso che già dalla silhouette si può un po' percepire. Vi posso dire tre cose. È una vettura che ha accompagnato la mia infanzia, è un simbolo fondamentale oggi per il Museo Nicolis, è di colore rosso come il colore che io amo, rosso passione, rosso corse, e è una macchina italiana. Faccio vedere qualche indizio, ma già qui si può capire. Si capisce che è una vettura da corsa, come vi ho detto, è rossa, vettura barchetta, una Lancia. Eccola qua, la nostra magnifica Lancia Astura. Potrei stare ore e ore a raccontarvi tutto quello che io ho vissuto con questa vettura. Ho conosciuto Luigi Villoresi, che è stato il pilota che l'ha voluta per partecipare alla Mille Miglia. È una vettura degli anni 30 e poi vi racconterò anche tutti gli altri aneddoti. Diamo il benvenuto agli amici del Museo Fratelli Costi con un altro bonus track, una puntata speciale di Te lo racconto, e lo facciamo con una grande amica del Museo Fratelli Costi con la quale condividiamo tantissime cose, per esempio l'aggiustino del museo. Diamo il benvenuto a Silvia Nicolis, direttrice del Museo Nicolis. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere con voi oggi, ne sono molto felice. Noi ci siamo incrociate tante volte anche al Motor Show, avremmo dovuto vederci anche durante quest'anno così bizzarro, però abbiamo trovato il modo lo stesso di ritrovarci qui, anche per scoprire l'auto speciale scelta per questo appuntamento di Te lo racconto. Partiamo proprio da qui, di quale auto stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un'auto i iconica, nel senso che è la Lancia Astura Mille Miglia, un esemplare unico, è la macchina da cui nasce il logo del Museo Nicolis, è una vettura alla quale sono molto affezionata perché fa parte della mia infanzia. Ho conosciuto il pilota che l'ha voluta, Luigi Villoresi, è stato un po' anche il sogno di mio padre. E a questa vettura, oltre ad essere ovviamente una vettura speciale perché ha fatto la Mille Miglia storica, una vettura da corsa e tantissimi aneddoti che seguono la sua storia, è chiaramente anche una vettura che ho personalmente utilizzato per la Mille Miglia e quindi lì c'è anche tutta l'emozione del pilota, diciamo, del viaggio e quello che conoscete benissimo anche voi appassionati di macchine. Quindi è una macchina che ho proprio nel cuore, oltre che è rossa, che è uno dei miei colori prediletti, e quindi ecco, questo è un po' il tema. Allora, togliamoci subito i compiti da fare prima di arrivare ai racconti che immagino già possano essere davvero straordinari. Pregi e difetti di quest'auto. Allora, pregio che è sicuramente una linea inedita e che ha molto a che fare anche con l'aerodinamica, perché ha questa coda restremata ed è una vettura molto particolare anche come barchetta, diciamo, molto imponente e bella perché molto femminile, secondo me. C'è una barchetta comunque molto sinuosa, diciamo così. E poi, come tutte le barchette, chiaramente ti fa condividere, come si può dire, le sensazioni, no? Della natura, l'aria, ma anche il profumo dei freni, della frizione, della benzina, tutto quello che evoca proprio il viaggio e l'avventura. Difetti è che, come tutte le auto storiche, diciamo, non è predisposta con quelli che sono gli strumenti della sicurezza stradale. E non è una vettura che è facilissima da tenere in strada, proprio perché è molto imponente e non ha tutti i dispositivi che le auto moderne hanno. Quello forse, se vogliamo definirlo un difetto, poi per me che amo l'auto storica, in realtà è un pregio perché chiaramente l'abilità oggi anche del pilota moderno è quella di saper proprio guidare le vetture anni 30, quindi insomma, Vero. ecco. È difficile da guidare, però è anche una bella esperienza farlo.
Bene, allora fatti i compiti, io mi metto comoda perché sono proprio curiosa di sapere qual è l'aneddoto tra i tanti che immagino ti legano a quest'auto, quale hai scelto però di raccontarti oggi? Allora, la storia diciamo di questa macchina è molto particolare perché chiaramente ha partecipato a tantissime rievocazioni storiche e anche rievocazioni diciamo legate proprio al suo percorso di vita. Però l'aneddoto diciamo a cui io sono più affezionata e che non ho mai raccontato a nessuno, tra l'altro, è legato al mio primo incontro con Gigi Villoresi. Villoresi è stato il pilota che ha desiderato questa automobile e quindi per me già conoscerlo è stata una cosa veramente incredibile, perché chiaramente stiamo parlando di storie che hanno praticamente un secolo di vita quasi, no? E sentire dal pilota esattamente le emozioni, le sensazioni che ha vissuto sulla sua pelle, quei piloti che rischiavano la vita, perché noi oggi siamo abituati a parlare di, non so, Formula 1, comunque è sempre pericoloso, per carità, sempre a rischio, però all'epoca erano veramente personaggi che temerari, che vivevano davvero tra la vita e la morte, diciamo così, perché erano vetture che non garantivano assolutamente nessun tipo di protezione. E quindi diciamo il fatto di poter stare una giornata con, poi dopo io chiaramente ho passato altro tempo con lui e molto più tempo anche successivamente, e capire anche perché ha desiderato una macchina di quel tipo all'epoca, insomma, quali potevano essere le aspettative anche rispetto a la carrozzeria piuttosto che il motore, la prestazione della macchina, o anche tutte le dinamiche che comunque c'erano dietro a un team, perché anche all'epoca comunque alla fine era sempre il risultato della vettura, diciamo, era frutto comunque del ragionamento di più persone che cercavano di soddisfare più che altro le prestazioni tecniche, perché poi quello era un po' l'obiettivo a cui tutti ambivano, ma al tempo stesso insomma è riuscito ad ottenere una vettura che trovo assolutamente moderna e ancora oggi attuale. E questo aneddoto ho voluto ricordarlo perché tantissimi sono quelli legati alla nostra Lanciastura, poi ve ne dico un altro che invece è più contemporaneo, perché è veramente insolito poter, almeno per me, poter dire di aver conosciuto tanti personaggi che hanno fatto le automobili che espongo, perché non so, anche Bianchi Anderloni, per esempio, della Touring, è stato amico del papà, per cui ho avuto modo anche di confrontarmi con lui, e porto in me un bagaglio di esperienza personale che va molto oltre la descrizione tecnica che possiamo trovare su tutti i libri, perché io ricordo perfettamente anche le espressioni di Villoresi e la semplicità, cioè cose che ti restano nel cuore e che mi sento privilegiata ad averle vissute. Poi per questa ragione la Lanciastura è poi diventata il logo del Museo Nicolis. Infatti, se voi vedete, è proprio, no, il profilo, diciamo, di questa macchina, perché sia io che il papà alla fine abbiamo riconosciuto in questa vettura un po' il cuore, boh, è anche rossa alla fine, il cuore di tutto, ma anche l'esperienza. Infatti un altro ricordo che porterò sempre con me sono appunto le 1000 miglia che ho fatto quando c'era il papà, che lui mi faceva, non era con me perché io ero con mio fratello, ma lui faceva l'auto al seguito, era una specie di navigatore, diciamo, che ci seguiva, da una parte preoccupato per vedere cosa avremmo combinato, ma dall'altra l'ho visto orgoglioso di vedere portare in strada comunque le sue macchine, dei suoi figli, e anche queste sono cose che mi legano in modo molto particolare all'automobile. Quindi gli aneddoti, se vogliamo riassumerli, sono legati alla centralità dell'uomo, cosa in cui io credo tantissimo, perché le automobili, e visto che siamo tutti appassionati potremmo anche condividerlo, d'epoca sono oggetti in cui l'uomo è protagonista, a differenza di oggi che ci facciamo guidare dall'automobile,
l'auto d'epoca è veramente un oggetto che, oltre a metterti perfettamente a contatto col contesto, perché devi essere in grado di gestirle, è anche un oggetto che mantiene vive le relazioni umane. E quando vedevo gli occhi che si illuminavano queste persone, compreso il papà, ho capito che va oltre a quello che può essere un mezzo di trasporto, ma che è proprio uno stile di vita, ecco. E quindi la lanciatura per me è uno stile di vita, è il cuore pulsante del museo. Ecco, la cosa bella è proprio vedere come realtà che sono presenti su territori diversi, noi siamo in Lombardia, voi siete in Veneto, abbiamo intervistato anche il Mauto di Torino, quindi con il Piemonte, tutto il nord Italia, che è unito da queste tre figure femminili che hanno molto in comune la storia di un museo delle auto d'epoca, ma che è anche la storia delle persone. Come dicevi tu, le persone sono poi al centro di tutta questa narrazione, ed è bello vedere che questa passione è compresa e condivisa. Così come è condiviso quest'anno particolare, stiamo arrivando a questo 2021, dal punto di vista dei musei sono stati mesi complicati, come vedi il futuro per il museo Nicolis? Allora, guarda, io lo vedo bene, nel senso che al di là dell'aspetto turistico, che magari un accenno te lo do, lo vedo bene nel senso che ho la fortuna di avere un team che è entusiasta di tutto quello che comunque stiamo facendo nel backstage, quindi le nostre giornate molto, molto spesso passano anche perché ci sentiamo, ci aggiorniamo, ci stiamo formando tanto, io stessa, e anche questo è uno stimolo, perché non se ne parla mai durante questa crisi, no? Però la formazione è fondamentale, quindi il tempo investito adesso in tutto quello che è non solo tecnologico, ma anche i nuovi linguaggi, le nuove modalità commerciali, i nuovi approcci sociali, perché cambia proprio anche la vita, il contesto, no? Delle persone che girano, lo trovo comunque un momento molto importante, quindi positivo, perché quando si dice, no, che quando ci sono problemi o dai il meglio o dai il peggio, io devo dire che fortunatamente le persone che lavorano con me stanno dando il meglio, e questa per me è una grande carica, una grande forza e una grande gioia. Poi c'è l'altro tema invece che riguarda il turismo di per sé, quindi il turismo organizzato in coming, che invece sta vivendo una forte crisi, data dal fatto che a quanto pare anche il 2021 sarà molto precario rispetto ai flussi che entrano, sempre parlando di turismo organizzato. Noi calcola che viviamo al 70% di stranieri che arrivano con l'aereo o comunque con grandi flussi, quindi noi saremo particolarmente penalizzati da questo. D'altra parte però chi va sul nostro sito vedrà che abbiamo già un'area totalmente dedicata agli itinerari di prossimità, ma questo già da molto tempo, quindi noi abbiamo una certa esperienza nel turismo di prossimità, fortunatamente coltivata nel tempo, perché Verona dà grandi prospettive, abbiamo il lago di Garda, abbiamo l'arena, ma abbiamo anche la Lessigna, la Valpolicella, il vino, gli itinerari enogastronomici, cioè, e siamo connessi poi a tutti quelli che sono gli itinerari dei motori, quindi mi auguro, insomma, che ci possa essere la possibilità anche per gli italiani di scoprire finalmente l'Italia, perché diciamocelo, noi italiani solitamente non andiamo a visitare le cose che abbiamo sotto casa. Invece mi auguro che sarà questa l'opportunità poi per venire a trovarci, per bersi anche un buon bicchiere di vino e divertirsi con le donne, i motori, visto che il nostro team è fatto di tante. Sono gioia e basta. Bene, esatto. Sono contenta e condivido pienamente il tuo pensiero. Abbiamo anche la fortuna che i nostri appassionati, i nostri visitatori sono amanti delle auto, quindi Verona-Milano sono davvero una scampagnata per la domenica, quindi perché no, invitiamo tutti a insomma, mettere in rete questi nostri musei, questa storia che continua, e grazie ai nostri amici appassionati di automobilismo sono sicuro
ancora che, come dicevi, come hanno dimostrato anche queste prime ore di tentativo di riapertura, gli italiani hanno voglia di riscoprire anche il proprio territorio, quindi noi siamo qua ad aspettarle a braccia aperte, come lo sei anche tu. Quindi io ti ringrazio tantissimo per questi aneddoti e anche inediti che ci hai regalato, e consiglio come sempre a tutti i nostri amici di continuare a seguire noi sui nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn e sul sito, ma anche il Museo Nicolis, che è sul web è molto presente, quindi ci darà l'opportunità di viaggiare per adesso almeno un po' in pensiero. Grazie davvero a Silvia Nicolis, lo ricordo sempre. Ciao, a presto. Grazie, ciao.